Papa Francesco le ha affidato le meditazioni della Via Crucis del Venerdì Santo del 2019. Suora Eugenia Bonetti, impegnata da decenni contro la tratta, ha messo al centro delle 14 stazioni della Via Crucis proprio le vittime della tratta, i minori mercificati, le donne costrette alla prostituzione, i migranti, uomini, donne, bambini, scrive, che non abbiamo potuto voluto salvare. Suora Eugenia Bonetti ha dedicato la seconda parte della sua vita al compito difficile e coraggioso di restituire dignità e speranza alle ragazze vittime della tratta, le nuove schiave del nostro tempo. Ha voluto rivivere, allora, la passione di Gesù con gli occhi di una donna, pensando alla croce portata da tante donne conosciute lungo il percorso iniziato a Torino nel 1991, dopo 4 anni di vita missionaria in Kenya. Da allora è cominciata per lei una missione nuova che l'ha fatta diventare una figura di riferimento mondiale nel contrasto a questa forma odiosa di moderna schiavitù. La tratta, dice, è un inferno per chi ne diventa vittima, ma è difficilissima da sradicare, anche perché trova alimento, lei non si stanca di ripeterlo, nella domanda che non accenna a diminuire. In questi 30 anni suora Eugenia Bonetti ha infranto silenzi, combattuto ipocrisie, lavorato in rete con ONG e organizzazioni governative di paesi europei ed extraeuropei, sollecitato legislazioni contro i trafficanti, accordi con gli stati per dare alle ragazze la possibilità di ritornare, rifarsi una vita dignitosa, trovare un lavoro, prendersi cura dei loro bambini. Dal 2003 ogni sabato guida un gruppo di suore a Ponte Galeria, un centro di permanenza per il rimpatrio alla periferia di Roma. In 17 anni, 60 suore di 28 congregazioni e 27 paesi diversi hanno offerto supporto morale e psicologico, assistenza, cura pastorale, un servizio di preghiera in varie lingue alle ragazze dietro le sbarre in attesa di rimpatriare. Nel 2012, suora Eugenia Bonetti ha fondato l'associazione Slaves No More Onlus. Non più schiavi, dice il titolo, un'associazione che vuole essere anche un imperativo categorico per il futuro. Un futuro nuovo, dove ci sia rispetto per i diritti degli esseri umani, dove nessuno tolga con la violenza la dignità ad altri esseri umani, un cambiamento radicale di valori che suora Eugenia Bonetti affida alle donne. Sentiamolo in questa intervista di fine ottobre a Roma. In modo particolare io troverei che la donna deve essere nuovamente, il ruolo della donna deve essere rivitalizzato e deve essere questo ruolo visto nella sua pienezza di portatrice di gioia, di portatrice di vita, di portatrice di amore, perché questo, tutto questo è ciò che arricchisce, abbellisce la presenza della donna nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Sia la Chiesa che la società e la famiglia sarebbe molto povera se non ci fosse la presenza di una donna, perché la presenza di una donna è presenza di madre, è presenza di colei che offre la vita, anche nei momenti più bui, più delicati, ma la donna sa sempre creare passaggi di vita, di gioia, di speranza. Sa sempre donare coraggio, forza, perché non ci si perda in un modo così chiuso e inaccessibile, ma si va oltre, perché la donna, portando la sua ricchezza, la sua bellezza, le sue qualità, lei porta sempre un dono di vita, di speranza, di gioia, di amore, di cui tutti ne abbiamo un grande bisogno. E la società sarebbe molto povera, molto impoverita, senza la presenza e le doti e le capacità che sono proprio tipiche di ogni donna. E quando lei sente parlare di violenza sulle donne, che cosa pensa? Ecco, la violenza sulle donne, prima di tutto, mi fa pensare alla grande povertà di valori, perché chi usa violenza è veramente una persona povera, meschina, che non sa cogliere la bellezza, la ricchezza
di un'altra persona, soprattutto della donna. Si pensa che la donna possa essere un oggetto, usa e getta, ma la donna ha un valore che senza il valore della donna, la nostra società, la nostra famiglia, in qualsiasi situazione saremmo molto, ma molto poveri. Mentre la presenza della donna porta gioia, porta serenità, porta donazione, porta impegno, porta tolleranza, porta capacità di vivere anche nel dolore, saper essere un punto di forza e di speranza. Quindi per me la donna veramente ha un grande ruolo che ancora oggi, e meglio ancora che nel passato, ha questo grande ruolo che lo deve vivere in pienezza, ma deve anche trovare lo spazio per poter continuare a offrire il dono della sua maternità, perché il dono della maternità vuol dire donare vita, creare vita, sviluppare la vita, donare a tutti la vita che è in ciascuno di noi, che è bellezza, che è gioia, che è grazia. Allora ecco che noi avremo una società equilibrata, dove c'è la presenza delle donne con le loro capacità e la presenza dell'uomo con le sue capacità, con i suoi valori. Allora ci si compensa a vicenda, perché l'uno senza l'altro siamo tutti più impoveriti. Noi abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro, ma la presenza della donna in modo particolare porta una speranza, porta gioia, porta vita. Cioè anche nei momenti più bui, più tristi, la donna sa sempre sperare, sa sempre donare, sa per sempre essere una presenza che dimentica di sé per portare gioia e vita agli altri. Suor Eugenia non è sola nel mondo delle religiose italiane a contrastare la tratta delle ragazze portate in Italia con l'inganno e costrette dai trafficanti di esseri umani a prostituirsi. Ho conosciuto Suorita Giaretta, sorellina del Sacro Cuore di Maria, a Roma qualche settimana fa presso la nuova casa di accoglienza, Casa del Magnificat, aperta nel 2020 alla periferia della capitale. Lei, con sua Assunta, dà una famiglia alle ragazze che fuggono da una vita di sfruttamento, costrette a vendersi sulla strada. Suorita è salita alla ribalta dei media quando nel gennaio del 2012 ha affidato ad una lettera aperta letta in TV da Lunetta Savino in una trasmissione di Galerna la sua indignazione di donna e di consacrata nei confronti dello spettacolo avvilente dato da alcuni uomini di potere. «Non ti è lecito», gridava agli erodi di turno, «non ti è lecito offendere e umiliare la bellezza della donna. Non ti è lecito trasformare le relazioni in merce di scambio, guidate da interesse e denaro». E continuava chiedendosi «dove sono gli uomini? Perché continuano a tacere?» Una domanda che ancora oggi tante donne si fanno quando sentono attorno a loro e alle loro lotte la solidarietà maschile, ma continuano ad assistere al silenzio degli uomini. Basterebbe quella lettera per dire il coraggio di Suorita, che a metà degli anni 90 con poche altre con sorelle si è fatta carico a Caserta, una città resa pericolosa dalla camorra, dell'impresa di sottrarre al business criminale della tratta tante ragazze sulle disperate. Sulla strada non ci siamo mai sentite le salvatrici, dice, ma soltanto donne che incontravano altre donne. Per noi era importante posare su di loro uno sguardo di benevolenza, di amore e di rispetto che le facesse sentire di nuovo persone. Nel libro Osare la speranza, dove racconta la storia di Casarut, a Caserta, Suorita dice di aver cercato di realizzare la speranza in tutti gli incontri dolorosi con esseri umani ridotti a merce di scambio da altri esseri umani, ed è la speranza nelle donne, nella loro creatività, nel dialogo fra donne e uomini di buona volontà che anche lei affida il suo sogno di vedere realizzato un cambiamento radicale di valori, un mondo in cui dignità e diritti appartengono a tutti. Per le donne c'è un momento storico che può essere una grande opportunità, anzitutto di piena consapevolezza che devono esserci dentro questa storia, esserci da persone che sanno che possono dare un contributo, ma soprattutto di concretezza. Si parla molto del sapersi prendere cura, cioè quella cura che vuol dire prendere cura dell'umano, perché io sono convinta che il mondo anche portato avanti da tutti questi tempi di una politica anche al maschile, di religioni anche fortemente di presenze maschili, ecco, dove c'è questo maschilismo imperante, questo patriarcato
attaccato, è così forte, potente, sta dimostrando l'affanno, non ce la fa, è il momento in cui sta crollando. Allora noi dobbiamo veramente aiutare alla crescita di un mondo diverso, dove impariamo a crescere insieme, ascoltarci, dialogare, dove parole come rispetto, che è importantissimo verso tutti, dove c'è la parola come restare umani, come riconoscere questa presenza di umanità dentro ognuno di noi, e dialogo delle differenze, dove possiamo insieme costruire un mondo diverso e avere il coraggio anche di inventare. C'è lo spazio oggi per una nuova creatività. E noi donne avremo questa marcia anche in più, sono convinta, proprio perché sentiamo la fatica della vita, ma ne sentiamo anche tutto il fascino e la bellezza. In fin dei conti, se la vita continua, è grazie a uomini e donne che hanno il coraggio non di sopraffare uno sull'altro, ma di mettersi in cammino, prendersi per mano e prendere un cammino nuovo. Io sogno questo, sono convinta che possiamo ancora, in un tempo così difficile, di paure, di crisi, dentro ancora un tempo di pandemia, ecco, come quello del Covid-19, possiamo veramente respirare, prima di un respiro alto, dove valori profondi, veri, vivi, come può essere quello appunto del rispetto, del riconoscimento, dell'umanità nuova, ecco, e della cura dell'ambiente, soprattutto della cura dell'ambiente, sono al primo posto, sono il cuore del nostro camminare insieme. Ecco, Suanetta, tu dicevi che in questo mondo le persone, alcune categorie di persone, perdono questa dignità, vengono considerate e trattate come merce. E quindi parlare di restituzione dei diritti, di uguaglianza dei diritti, ci richiede di lottare perché questo finisca, questo atteggiamento. Come? È un tempo anche di lotta, questo, ecco, dobbiamo essere proprio pienamente consapevoli, quindi non di mettere le mani, le braccia conserte e di stare a aspettare, a guardare cosa cambia, no, dobbiamo metterci in gioco. Mettere le mani in pasta, si dice, per costruire anche questa umanità nuova. Ci sono tante persone, tante donne che vengono violate nella loro dignità. Per me è inaccettabile che persone, esseri umani, proprio perché sono più fragili, sono più vulnerabili, perché sono in una situazione di maggiore fatica, anche economica, vengono poi sfruttate, trattate come merce. Io dico, qui c'è veramente l'ira di Dio, dovremmo tutti indignarci. Non è possibile che l'essere umano sia ridotto a merce, nessuno, né donna né bambino, perché vediamo lo sfruttamento anche di bambini, né forza lavoro, badanti, tutte queste categorie che vengono considerate, ma anche noi stessi, se non stiamo attenti, se non vigiliamo, facciamo presto perdere i diritti che abbiamo acquisito in tanti anni di battaglie. Quindi dobbiamo una grande vigilanza, una grande partecipazione, la lotta, ecco, sapere che però mai con la violenza, sempre col dialogo, col riconoscimento, col rispetto dell'altro, però dobbiamo veramente dire basta a queste nuove forme di schiavitù, stop, però dobbiamo farlo insieme e io credo che dobbiamo ripartire dai giovani, ripartire anche dalle scuole. Altrimenti anche loro non sanno più su quali valori, per quali ideali costruire il loro cammino di vita. Dobbiamo restituire ideali, cammini nuovi anche a questi ragazzi, offrirgli dell'opportunità di poter camminare su strade finalmente di libertà.